Ma buongiorno, il secondo giorno in van di questo viaggio, la mia destra a Porto Ercole, che è veramente un gioiello. Nel frattempo è arrivato il momento di lasciare lo spot, quello davanti all'isolotto, che vabbè, è magico, ce l'ho nel cuore, ci vengo sempre, ma sto andando in un posto nuovo. Tra l'altro ho fatto qualche dronata stamattina che tra poco vi farò vedere. Grazie. Posto veramente magico comunque quello, dormito da Dio, prima notte, top. Ma adesso nuove esplorazioni verso nuovi luoghi. Il posto dove sto andando è molto esposto, dovrebbe essere direttamente sulla spiaggia, e quindi, dato che oggi fortunatamente c'è il sole, vedremo anche come lavora il pannello solare che c'è sul tetto. Anche perché come batterie sto un po' scarichino, perché stanotte ho lavorato praticamente sempre al computer, e il computer è quello che consuma di più. A questo punto direi andiamo con le dronate, vai! Alla mia destra c'è la laguna di Orbetello. Tra l'altro questo mezzo va con un additivo che si chiama AD Blue, che è quasi finito, però mi ha detto Gabriele che comunque come riserva più o meno ci sono 1000-1500 km, quindi siamo abbastanza tranquilli. Anche qua di fronte a me c'era un posticino che avevo visto quest'estate, però sì, era chiuso quest'estate, pensavo potesse essere aperto d'inverno, ma invece è chiuso, quindi da privato. Qui a sinistra c'è una stradina che va direttamente sulla spiaggia, vabbè, peccato. Andiamo nel prossimo. Thank you.
Mega spot, ragazzi, mega spot. Questo è veramente bello. Proprio sull'acqua c'è anche una piattaforma. Si potrebbe quasi improvvisare un concertino. Un concertino al sunset. Non ci sono cartelli, proprietà privata, divieti, eccetera, niente, quindi andiamo tranquilli. Bam! Yeah. Mamma mia, ragazzi, che posto! Che posto! Beh. Voto 10, cheat. Vai, allora, mezzo piazzato, adesso pranzetto, doccia e poi vediamo, ci starebbe anche una bella schitarratina. Spam! Thank you.
Ma buongiorno, sono le 7 del mattino, ci avrò due occhiaie clamorose perché ho dormito pochissime ore e intendo immediatamente tornare a letto, ma prima guardate qua. Allora, siccome da questo lato dell'Argentario escono fuori delle albe pazzesche e dall'altro dei tramonti pazzeschi perché il sole sorge qua, se non sbaglio, e tramonta dall'altro lato. Quindi adesso imposterò la camera per fare un bel time lapse e poi tornerò a dormire. Domani me lo riguarderò. D'altronde siamo che così, videomaker siamo così, siamo un po' cacciatori di albe, cacciatori di tramonti e via. Quindi la batteria è carica, però non mi fido, quindi ci collegherò a un power bank e speriamo che venga bella.